Fabrizio Corona avrebbe spaccato il camerino del reality show dopo lo scontro in TV. GF VIP, nuovi retroscena sulla lite tra Corona e Ilary Blasi, lui avrebbe danneggiato il camerino di Cinecittà. L'ospitata di Fabrizio Corona al Grande Fratello VIP non è passata affatto inosservata, non tanto per il confronto con la sua ex fidanzata Silvia Provedi, ma per lo scontro in diretta con la padrona di casa Ilary Blasi. La signora Totti, infatti, ha scelto di togliersi qualche sassolino dalle scarpe, affrontando in un durissimo faccia a faccia il suo rivale Corona che 13 anni fa aveva cercato di rovinarle il matrimonio con una serie di foto compromettenti che riguardavano suo marito con un'altra donna. Lo scontro tra i due è stato a dir poco infuocato e a quanto pare, dopo la puntata, Corona avrebbe scagliato la sua rabbia anche contro il camerino a Cinecittà, video. Colpo di scena al GF VIP, Corona avrebbe distrutto il camper. A riportare la clamorosa indiscrezione, in queste ore, è stato il sito web 361 Magazzine, lanciato da Alfonso Signorini. Il sito web ha fatto sapere che ieri sera, subito dopo l'ospitata al Grande Fratello VIP, Fabrizio Corona si sarebbe lasciato andare ad una rabbia a dir poco inaspettata, al punto da distruggere il camerino che si trovava nei camper allestiti a Cinecittà per il reality show. Insomma, una reazione decisamente molto forte quella di Corona che tuttavia, già durante lo scontro in diretta con Ilary Blasi, aveva dimostrato di essere abbastanza adirato. L'ex re dei paparazzi, infatti, non aveva gradito il fatto che gli fosse stato abbassato l'audio del microfono e nel momento in cui la conduttrice del Grande Fratello VIP l'ha liquidato per passare oltre, ha chiesto di farsi dare subito il suo cellulare e ha cominciato a postare delle storie salve Triolo contro la Blasi. Gli ascolti del GF VIP non crescono con Fabrizio Corona. Addirittura Corona ha minacciato la conduttrice, dicendo che a questo punto avrebbe raccontato tutta la verità su quello che è successo 13 anni fa con suo marito Francesco Totti, con tanto di frase ti rovino. Il popolo social, ovviamente, ha commentato l'accaduto e ieri sera l'hashtag ufficiale del reality show ha raggiunto la prima posizione della classifica di Twitter, video. Tuttavia, la lite tra Fabrizio Corona e la Blasi non ha giovato agli ascolti del Grande Fratello VIP, la puntata di ieri sera, infatti, ha registrato una media di 3.2 milioni di spettatori e non è andata oltre la soglia del 19%. Ad avere la meglio in prime time è stata la fiction La Lieva 2 con Alessandra Mastronardi, che ha raggiunto quasi il 22% di share.